Emanuele Nenna, oggi ti parlo, insomma, ti metti il cappello di Presidente Una, perché mi piaceva fare un po' un ragionamento sistemico su come, su questa sorta di rubrica che abbiamo inaugurato, no? Come stiamo affrontando l'emergenza e soprattutto anche come costruire le basi per quello che verrà poi. A livello di associazione, avete istituito un comitato di crisi presieduto da Arduini e ma nel pratico, cosa state facendo per gli associati e come vedete la situazione oggi e domani? Allora, in questo momento stiamo cercando di fare tantissime cose per dare supporto agli associati in un momento complicatissimo per tutti. Come sai, nell'associazione ci sono associati grandi, medi, piccoli, ci sono agenzie di tutte le dimensioni e di tutte le tipologie. Per cui diciamo che le cose che servono all'uno non necessariamente servono anche all'altro, però stiamo cercando veramente di dare un quadro completo a tutti. La prima cosa che stiamo facendo è quella di fornire degli strumenti di orientamento. Quindi vediamo uscire quotidianamente dei decreti che sono da interpretare. Sono da interpretare perché ovviamente non entrano nel merito e nella specificità di ogni Certo. singola industria. Quindi noi come rappresentanti di questa industria, attraverso dei professionisti che lavorano per noi, cerchiamo di dare delle risposte su come applicare poi le norme che ci vengono passate dal governo al nostro settore. E già questo è un lavorone immenso, perché è un lavoro di sintesi, di distillazione delle informazioni più rilevanti, ma anche di aggiunta del cosa dice il jus laboris di questa regola, come la dobbiamo interpretare noi, dobbiamo prendere, come possiamo gestirla. E questo, diciamo, è quello un po' più trasversale. Poi stiamo dando una serie di suggerimenti pratici su come gestire determinate situazioni, dai tool per lo smart working alle best practice sullo smart working stesso. Stiamo organizzando dei webinar per questo, così come stiamo organizzando dei webinar sul crisis management con le nostre PR. Stiamo fornendo, diciamo, tutti gli strumenti anche culturali e oltre che informativi per poter gestire al meglio la situazione del presente. Poi stiamo monitorando il mercato, perché un'altra cosa che ovviamente ci chiedono moltissimo gli associati è: ma gli altri cosa stanno facendo? Cosa sta succedendo? E quindi stiamo cercando con delle survey nostre, partecipando a survey di Confindustria, per esempio, di cui facciamo parte, piuttosto che con un osservatorio permanente su quello che accade nel mondo, quindi importare dei report sia internazionali che nazionali, anche qui sintetizzarli e tradurli, c'è tutto online, però il servizio che l'associazione fa è quello di scegliere. Di Certo. un po' essere un po' il curatore di tutta questa. Esatto, Impaginare anche un insieme di informazioni che altrimenti, cioè, andare alla ricerca è un po' più faticoso che non averle, no, tradotte e sistemate e organizzate. peraltro, molte di queste informazioni noi ce le abbiamo di prima mano, nel senso che con la nostra relazione con Confindustria abbiamo accesso a dei documenti ufficiali di Confindustria prima ancora che vengano divulgati verso il pubblico, e quindi anche lì di volta in volta siamo in grado di valutare che cosa è rilevante e che cosa è meno per i nostri associati, e cerchiamo di fornire in questa newsletter quotidiana un distillato di tutto ciò che è più interessante. D'altra parte stiamo cercando di metterci a disposizione, visto che siamo tutti convinti che la comunicazione sia una leva fondamentale sia nella gestione della crisi, che poi soprattutto, come dicevi tu, nella ripresa, nel rimbalzo che tutti noi vogliamo e dobbiamo contribuire a far succedere, ci stiamo già mettendo a disposizione delle istituzioni, del governo, di Confindustria, della città di Milano. Abbiamo scritto al sindaco Sala, a cui abbiamo chiesto un appuntamento per Che discutere voto insieme. diamo alla comunicazione delle istituzioni? Non ho capito, scusami. A oggi, che voto date alla comunicazione delle istituzioni? Allora, sono partiti molto, molto, molto male, però secondo me c'è stato poi un cambio di marcia a un certo punto. Le informazioni arrivano più chiare, i messaggi sono seri e la dimensione del problema, secondo me, adesso è ben descritto, non enfatizzato in maniera,
retorica o allarmistica e né sminuito in maniera semplicistica o fuorviante. Quindi secondo me in questo momento c'è stato un cambio di passo. I media anche se sono un po' adeguati, anche se ovviamente poi leggi dei titoli che poi non ti ritrovi più mezz'ora dopo, notizie di vaccini trovati che sembra la notizia che svolta la situazione, e poi la vai a ricercare perché ne parli con un amico e non la ritrovi più. Quindi e parlo di testate importanti e non di fake news. Qui torna il tema appunto delle fake news, ma anche del sensazionalismo, del rincorrere un audience, insomma sono temi un po' caldi da tempo, non nella comunicazione invece. C'è più attenzione, troviamo che ci sia più attenzione, però comunque resta vero che c'è bisogno probabilmente di un supporto. Noi comunque possiamo dare un supporto come comunicatori professionisti alle istituzioni in generale, alla gestione di questa crisi, ai clienti poi, perché le istituzioni, esatto, okay, ma poi ci sono i clienti che sono quelli più spaesati, no? Il punto è anche questo: cosa comunicare oggi in questo momento, tanto quali settori, perché ci sono dei settori che automaticamente vengono un po' obbligatoriamente lasciati in disparte. Mi viene in mente il turismo per primo, perché insomma, cioè, potrà comunicare ma ha poco, no, da dire oggi di sé. E anche come trovare un modo di stare vicino ai consumatori, al pubblico, cioè farsi in qualche modo rilevanti, no, per le aziende. Ma infatti è questo il punto, bisogna riuscire a trovare la chiave di lettura giusta per ogni singolo brand, non esiste una regola fissa per tutti. Ed è qui che vengono anche fuori gli errori più clamorosi. O la voglia di strafare, o la spinta dei brand che cercano di esserci per poi magari fare degli scivoloni, oppure al contrario chi ha troppa paura e sta in silenzio e quindi abbandona un po' il suo consumatore. Questo al di là delle singole industrie. Poi è vero quello che dici, viaggi adesso non è il momento per comunicare viaggi, però io sto vedendo delle attività fatte in maniera intelligente su delle promozioni anche lì in vista della ripresa. Se io oggi mi compro un pacchetto che chiaramente deve essere disdicibile senza penale, eccetera, eccetera, però magari in questo momento ho anche voglia di respirare, certo. Anche perché appunto non è impegnativo, però se chiaramente un'azienda di viaggi mi proponesse un pacchetto chiuso che lo compro e è come giocare alla lotteria, non sarebbe sicuramente qualcosa che funziona. Scusa se ti interrompo, cioè voglio dire, ovviamente tutti auspichiamo una ripresa, però non possiamo essere falsamente ottimisti, non sarà subito e sarà lento, lo stiamo verificando, no? Adesso l'Inghilterra parla del 2021 ragionando alla sua maniera, cioè al fatto che si viralizzi a gregge tutta la popolazione. Per cui c'è un modo comunque di stare in piedi, cioè come si fa a resistere e a fare business anche se questo momento durerà più a lungo del previsto, questo momento di transizione? Allora, fare business bisogna usare un po' la creatività, bisogna usare inventarsi strade alternative, e anche come tutti i momenti di crisi è anche l'opportunità per un po' per mettersi alla prova su certi fronti. Detto che non tutto si può gestire o bypassare, però per esempio noi stiamo facendo come associazione leva anche sulle nostre relazioni con dei big player come Google, come Facebook, per creare insieme a loro dei progetti, delle piattaforme, delle attività che possano essere messe a disposizione dei nostri associati, a cui dire: se non potete fare l'evento fisico, fatelo digitale. Già lo si può fare, ovviamente, già qualcosa che le marche stanno facendo. È chiaro che non è la stessa cosa, e anche in termini di numeri non si riesce a switchare da una parte all'altra in maniera 100 a 100. Però intanto, da un lato spingere e aiutare i nostri associati anche di nuovo qua con altri webinar, altri scambi tra di noi di best practice, no? Di come ho risolto un problema, di come ho fatto questa cosa, fare rete, fare gruppo, scambiarsi informazioni per dare degli stimoli a tutti. E poi magari ci stiamo ancora lavorando, però grazie a questi player mettere anche qualcosa di tangibile, di concreto nelle mani dei nostri associati, che possono dire: ok, non posso fare quella cosa lì, però grazie a una e grazie ai suoi partner posso fare queste altre cose.
questo un po' nell'immediato, e in generale nell'immediato cambia moltissimo dall'agenzia piccola che è più in difficoltà e affatica più magari per la parte di finanza, di cash flow. Allora su questo stiamo cercando di lavorare sulle banche, cercando di spingere, fare un po' di spinta lobbistica, certo. Perché non so, lo stanno già facendo tutti, voglio dire, non è certo con la nostra singola azione che smuoviamo il sistema bancario, però diciamo che abbiamo le antenne dritte, siamo nei posti giusti per intercettare le disposizioni, quello che sta succedendo anche nel mondo degli istituti di credito, per esempio, per essere sicuri che i nostri associati sappiano quali sono le opportunità che vengono messe a disposizione, che sappiano come coglierle e soprattutto anche che vengano tenute conto anche le istanze nostre. Parlando delle banche, è chiaro che c'è un problema per tutti, ma una industria come la nostra, che è basata sulle persone, per cui il bene che produciamo è contenuto dell'intelletto, la nostra merce si paga in anticipo perché sono gli stipendi, e quindi in un tempo normale c'è un ritmo che ti consente di andare avanti questa industria. In un tempo di stop qualcuno deve aiutarci. Quindi in questo senso è molto importante essere presente, essere in tanti, essere uniti e fare delle cose anche in questa direzione. A livello, insomma, di primo polso della situazione, percepite una voglia ancora maggiore magari di fare sistema, insomma c'è più coesione tra gli associati? Sì, assolutamente sì, c'è molta coesione tra gli associati, abbiamo aperto tantissimi tavoli, questo comitato che abbiamo chiamato per la ripresa, lavora quotidianamente su tutte le cose che ti ho detto e anche su tante altre, ma in generale c'è voglia di scambiarsi, di confrontarsi e di unire le voci, e anzi, secondo me questo è proprio il momento in cui una deve chiamare a raccolta anche quelli che non sono dentro, nel senso che veramente in questo momento ha pochissimo senso il fatto di stare alla porta. Va bene, io resto a casa, però entro in una, nel senso che l'associazione in questo senso più ha numeri, più ha una voce grossa, più ha la voce grossa più può fare qualcosa nell'interesse di tutti, più può muovere le cose. Quindi il mio appello, che sto già trasferendo ma che colgo l'opportunità per fare anche qui, è proprio quello a chi ancora non è parte dell'associazione di approfittare di questo momento per entrare, per dare un segnale, di dire anch'io voglio fare la mia parte, anch'io voglio prendere e ricevere qualcosa, perché tutto questo lavoro che stiamo facendo è un patrimonio, vale tanto ed è a disposizione di tutti gli associati. E anche i grandi assenti in questo momento hanno, secondo me, oggi un motivo in più per dire, per ci prendersi scatti un po' una responsabilità di dire voglio essere parte del sistema quando il sistema è un po' più debole, quando è un po' più in difficoltà. Quindi io mi auguro che, e sto vedendo comunque che sta un po' sta succedendo in questa parte. In calendario i prossimi appuntamenti, cioè progetti specifici all'ordine del giorno? No, progetti specifici, adesso ci sarà un convegno di Confindustria solo digitale il 31 di marzo, molto importante perché sarà ovviamente in streaming e sarà una presentazione di scenari, di numeri, di dati, e anche questo è un'opportunità che abbiamo, non è riservata a noi, ovviamente è pubblico, però è qualcosa che noi spingeremo molto. Noi abbiamo rimandato i nostri appuntamenti istituzionali, quelli importanti, la nostra assemblea, il seminario per le gare, tutto quello che si poteva posticipare, di nuovo per un senso di responsabilità e per la voglia di fare le cose per bene e dare il giusto peso e i giusti tempi a tutto quanto. Non assolutamente per la non per la voglia di dire di rimandare o di, non è assolutamente un segnale né di debolezza né di resa, è semplicemente un senso di responsabilità delle cose più ludiche come la gara di sci, che abbiamo annullato prima che ce lo imponessero, però perché ci sembrava corretto, ha ragione, ovvio, ripeto, l'assemblea, al seminario delle gare, stiamo discutendo con UPA, con l'FCP su vari temi alti istituzionali delle Audi, abbiamo un po' dilatato i tempi per dare modo a tutti
di lavorare con serenità su questi fronti. È vero che è difficilissimo, l'abbiamo detto, ma ipoteticamente avete in testa dei tempi per definire la fine di tutto questo, di questa crisi? No, purtroppo non ce n'è, ci sono varie ipotesi, a parte quella degli UK, che direi che mi sembra abbastanza sciagurata e per fortuna irrealistica, però diciamo che le previsioni sono veramente tutti degli azzardi. Stiamo attenti ad ascoltare le voci più autorevoli e per seguirle tutte, e ovviamente sperando che poi i più ottimisti siano quelli che hanno più ragione. Però di sicuro non mi aspetto che si possa fare il Festival di Cannes nei giorni canonici, e devono ancora deciderlo, ma non mi aspetto che sia così. Ma anche il Salone del Mobile, quindi, cioè, che l'abbiamo posticipato a giugno, ma la vediamo molto dura. Sì, non lo so, Cannes è un'organizzazione mondiale, per cui anche se a giugno fosse tutto ok, bisogna essere sicuri adesso per farlo succedere. Magari il Salone è un pelino più, abbiamo ancora un po' di margine per vedere cosa succede, però è giusto essere però pronti. Senza questi grandi eventi, cioè, ovviamente. Sì, bisogna vivere senza questi grandi eventi, bisogna comunque essere pronti a un momento e già pianificare una ripartenza. Io non te la so collocare se sarà a giugno, se sarà a settembre, se sarà a maggio, però ci sarà, è ovvio che ci sarà, e quindi piuttosto che stare solo ad aspettarla è giusto anche accompagnare i clienti e dirgli: ok, stai perdendo un pezzettino di terreno adesso, ma appena ci danno semaforo verde siamo pronti con questo, quello. E volevo dire, adesso stiamo assistendo un po' anche ai problemi dell'e-commerce, ovviamente per le consegne, ma presto magari quello potrà ripartire, anche la presenza, insomma, dei clienti online di un certo tipo potrà fare la differenza, no, per i brand. Sì. Cioè, ma in ogni caso bisogna studiare dei messaggi, perché il mondo sarà diverso, in ogni caso, perlomeno in una prima fase. E quindi adesso è il momento giusto per, con l'incertezza di non sapere quando sarà quel giorno, però sappiamo già che ci sarà quel giorno, e quindi iniziare già adesso in maniera strategica, con una visione non tattica, non tanto le cose che si fanno adesso un po' instant, che vanno benissimo, per carità, se fatte bene, con garbo, con intelligenza e senza sciacallaggio, vanno benissimo, però pensare invece al grosso, cioè ci troveremo quando sarà, diciamo a giugno, per essere un po' tutti ottimisti, a dire: ok, adesso dobbiamo recuperare 2 mesi in cui abbiamo fatto meno del previsto. Detto che non tutti, perché gli alimentari stanno vendendo certo, più di prima. Sì. Quindi anche in quel caso, però magari hanno anche meno bisogno di fare pubblicità oggi, perché vendono da soli. Fa da sola. Però poi, insomma, quello che diciamo sempre è che le marche hanno bisogno di mantenere una propria rilevanza, una propria reputazione, e questo va fatto continuando a dialogare in un certo modo, al di là dei volumi di vendita, probabilmente, che siano e al di là di eventuali ritaramenti, non so se è la parola giusta, degli investimenti. Voglio dire, la marca non può mai tirare i remi in barca, dire: ok, adesso sto ferma per un po', adesso magari non faccio più quella cosa che avevo pianificato di fare, magari investo un po' di meno, mi tengo il budget per dopo, ci sta, va benissimo, però non posso pensare che le marche si fermino e dicano: ok, adesso stiamo fermi un po' zitti, ci ripensiamo quando riparte tutto. Non è così, anche in questo periodo devono esserci, che sia con operazioni digitali, operazioni fisiche sul punto vendita, perché i prodotti ancora stanno distribuendo, di corporate social responsibility. Ci sono mille cose che una marca può fare per restare viva anche in un La TV adesso, cioè, sicuramente si guarderà più televisione in questo periodo, no? Ci potrebbe essere un modo nuovo di usare la televisione a livello... Sì, ci sono un po' di... anche qui di trend, di esperimenti che si fanno. Anche questo, come associazione, ci piace monitorarli, segnalarli, ma anche fare un po' di sharing tra di noi, di brainstorming, di cosa potremmo fare, col vantaggio da associazione che se ci viene una bella idea alziamo il telefono e parliamo con la Rai, così come l'abbiamo fatto con Google e con Facebook o con Publitalia o con Sky.
cioè, abbiamo ascolto, abbiamo un sacco di porte aperte, sta a noi gestircele bene, però ripeto, il nostro focus non è tanto sul trovare soluzioni nell'immediato e dare supporto, esserci, segnare la nostra presenza e aiutare nella gestione del quotidiano i nostri associati, monitorare anche il mercato che non succedano cose storture, perché poi, no, si dice, quando sei in guerra vale tutto, e invece no, è proprio il momento di essere corretti e come associazione di vigilare sulla correttezza dei comportamenti di aziende e di agenzie. Esatto, associati. Grazie Emanuele, io spero, non so, che ci ritroviamo presto con delle grandi novità, perché insomma questo è quello che speriamo tutti, però è giusto anche agire bene adesso, perché potrebbe fare la differenza domani. Sì. Assolutamente. Grazie. Va bene, grazie a te.